La proposta di direttiva della Commissione UE sulle case green era già una mazzata per gli italiani. E purtroppo il testo elaborato dal Parlamento europeo, approvato questa mattina, peggiora ancora più le prospettive invece di accogliere le istanze di cittadini e associazioni di categoria. L'asticella dei target energetici è stata innalzata. Entro il 2030 gli edifici commerciali dovranno raggiungere la classe D, mentre gli edifici residenziali dovranno farlo entro il 2033. Con questi limiti temporali, lo sforzo richiesto agli italiani è enorme e insostenibile. Non lo dico solo io, ma tutti gli esperti. L'Enea, per esempio, ha calcolato che nel nostro paese 11 milioni di abitazioni, cioè il 74% del totale, hanno oggi una classe energetica inferiore alla D. È chiaro che siamo di fronte all'ennesima eurofollia di un'Europa che sta sacrificando milioni di famiglie e interi settori dell'economia in nome di una ingiustificabile ideologia verde. Come Lega avevamo già presentato 100 emendamenti al testo. Io stessa ho presentato un'interrogazione in merito e oggi abbiamo votato convintamente contro questa assurdità. Purtroppo non è bastato, perché il testo è stato adottato anche con la complicità della sinistra italiana, che ha dimostrato di non tutelare i nostri cittadini. Noi continueremo a dare battaglia anche in vista dei negoziati e delle votazioni in plenaria, perché il messaggio all'Unione Europea deve essere chiaro: le nostre case non si toccano. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.